Come sicuramente saprete, il mercato delle criptovalute, ma il mercato in generale, non se la sta passando molto bene. Siamo infatti in una fase ribassista che sta durando ormai da tanti mesi, complice anche la situazione macroeconomica e tutti i vari indici, cripto, azioni o ETF hanno perso grosse, grosse percentuali. Ma saprete sicuramente anche che questi sono i migliori momenti per entrare all'interno di un mercato e per prendersi delle posizioni davvero, davvero interessanti che siano scontate, fra virgolette. E io invece so che molti di voi che mi seguono sono agli inizi e quindi hanno capitali davvero piccoli da investire magari nelle criptovalute, mentre molti altri non sono così tanto agli inizi, però sicuramente non disprezzerebbero qualche criptovaluta in più, perché comunque se credete veramente nella tecnologia che ci sta alla base e nella rivoluzione che potrebbero portare, un momento del genere per voi non è niente di che e anzi è appunto un ottimo momento per accumulare ulteriori cripto. E qui arriviamo al video di oggi. Cosa ho deciso di fare? Siccome sul canale ho parlato più volte di vari metodi per avere alcune criptovalute gratis, bonus da sfruttare, ho deciso di fare una summa, una sorta di video totale riassuntivo in cui vado a mostrarvi tutti i metodi che ho usato in questi ultimi mesi o anni appunto per accumulare un po' di cripto gratuitamente. Prima di partire un paio di premesse, chiaramente questi non sono metodi che vi renderanno ricchi, ma possono essere molto efficaci per accumulare le prime decine di euro, se non addirittura centinaia di euro in cripto. Seconda premessa, vi parlerò di metodi per riceverle effettivamente in modo gratuito, quindi niente staking, servizi che comunque impongono di mettere bloccate le vostre cripto per un determinato periodo, ma soltanto app o siti che magari vi richiedono di completare alcuni survey e poi vi danno effettivamente delle cripto gratuitamente. Oltretutto andremo a fare il totale, metterò qui a schermo da qualche parte una sorta di icona dove appunto ci sarà la cifra totale che potrete guadagnare se fate tutti questi survey, che poi survey diciamo sondaggio o missione, se no poi mi rompete con la pronuncia. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non volete perdervi altri video simili a questo, se volete supportarmi, potete iscrivervi al canale e lasciare un mi piace di modo da non perdervi le notifiche dei prossimi video. Inoltre, se volete supportare il progetto, potete abbonarvi appunto nel tasto abbonati qua sotto. Riceverete oltretutto una serie di vantaggi e io ringrazio tutti quelli che decideranno di farlo. E senza perderci ulteriormente in chiacchiere, direi di partire con il primo metodo, ovvero CoinMarketCap. Eh sì, infatti uno dei siti più famosi in assoluto per monitorare il mercato delle criptovalute e ottenere informazioni su un determinato token offre anche un'altra sezione chiamata appunto CoinMarketCap Earn, che è una funzione distaccata dal sito principale, dovete proprio cercarla sulla barra di Google. Una volta entrati, guadagnare cripto è molto molto facile. Ma piccolo appunto da fare, questo metodo varia di volta in volta, infatti le cripto che potete guadagnare vengono aggiornate periodicamente e ce n'è un limite, ovvero una volta che vengono inserite possono usufruirne solo un tot di persone. Quindi quello che dovete fare è tenervi il sito aperto comunque tra le varie barre di Google, comunque una cosa che dovreste fare comunque se investite in criptovalute, perché è un sito da utilizzare molto molto spesso con CoinMarketCap. Poi per guadagnarle dovete entrare, vedere la lista che c'è disponibile di cripto in quel momento, cliccare su Earn e una determinata criptovaluta e il nome di quella che c'è in quel momento, guardarvi una serie di video davvero molto brevi, non vi preoccupate, e poi appunto registrarvi con la vostra email e rispondere a dei sondaggi, anche questi molto facili, soprattutto se seguite un minimo quella criptovaluta. Dopodiché appunto vi verrà inviata una mail e voi potrete riscattare le vostre criptovalute. Questo è un metodo abbastanza facile che è anche difficile da classificare perché appunto varia di volta in volta e dipende anche da quanto tempo lo usate. Cioè io per comodità, per aggiungerlo al totale, scriverò quello che ci ho guadagnato io, però tenete presente che è da un bel po' che uso questa funzione, ho ribeccato vari sondaggi nel mentre che li reinserivano, perciò non è che guadagnerete il primo giorno questa cifra. E io nel corso dei mesi, anche più di un anno in realtà, che uso questa funzione, ho guadagnato circa 50 euro in criptovalute. Si parla ovviamente di cripto di vario tipo, poi voi potete convertirle in valuta fiat oppure, non lo so, in bitcoin o in quello in cui volete investire. E passiamo adesso al secondo e terzo metodo. Il secondo è un bonus d'entrata di un determinato sito che adesso andremo a vedere, mentre il terzo è un metodo ibrido, ovvero sia bonus d'entrata che sondaggio come nel primo caso. Partiamo dal secondo, che è il bonus d'ingresso di Yang Platform, che come sapete è un exchange con cui collaboro ormai da diversi mesi. È appunto loro per incoraggiare le persone ad utilizzare il loro exchange, che tra l'altro, fra parentesi, vi consiglio perché è totalmente italiano, perciò è anche più facile da gestire dal punto di vista della tassazione ed è anche molto molto facile da usare, perfetto per chi sta iniziando. Stavolta il bonus ha una cifra ben definita e non si aggiorna di volta in volta, e per ottenerlo dovete iscrivervi tramite un link affiliato. Questo ovviamente è un passaggio fondamentale, vi lascio il mio se volete qui in descrizione o nel primo commento pinnato. Dopodiché, una volta registrati, completato il KYC, quindi ovviamente la verifica d'identità, dovrete depositare i primi 50
euro, che è comunque una cosa che dovreste fare comunque, perché se vi registrate un exchange e non mettete almeno 50 euro, insomma è un po' inutile, e vi daranno i primi 10 euro bonus. Dopodiché verrà dato anche a voi un link affiliato, e se voi invitate almeno 3 amici con quel link vi verranno dati ulteriori 25 euro. Li inserisco comunque in questo conteggio di criptovalute nonostante siano in euro, perché vi verranno depositati all'interno del vostro exchange e potrete direttamente convertirli in una qualsiasi criptovaluta, cosa che io ho fatto al tempo quando mi sono registrato. Perciò in totale 10 più 15 aggiungiamo al conto altri 25 euro, e comunque, come vedete, per fare dei compiti così semplici siamo già a una cifra abbastanza interessante, che è il motivo per cui ho deciso di fare questo video, perché secondo me molti di voi non conoscono questi metodi. Passiamo adesso al terzo metodo, quello ibrido, che ha appunto una cifra predefinita, che è il bonus d'ingresso, una cifra che anche qui può variare in base al lasso di tempo che voi utilizzate. Sto parlando di un altro exchange ben famoso che secondo me molti di voi usano anche, ovvero Coinbase. Infatti, per chi non dovesse saperlo, anche Coinbase offre un paio di metodi per ottenere cripto gratis. Il primo è appunto il bonus d'ingresso, perciò anche in questo caso, se vi registrate con un link affiliato, vi lascio di nuovo il mio qui in descrizione o nel primo commento pinnato, otterrete una volta registrati 10 dollari in bitcoin. Anche qui, prima di riceverli, dovete scambiare, se non erro, almeno l'equivalente di 100 dollari di una qualsiasi cripto, anche se pure in questo caso è una cifra che dovreste scambiare in ogni caso, perciò aggiungiamo 10 al totale del video. Dopodiché, appunto, vi dicevo, offre un sistema ibrido. Anche qui ci sono dei sondaggi o dei quiz che vengono aggiornati di volta in volta con cripto sempre differenti. Anche qui, come in CoinMarketCap, vanno a rotazione, perciò non ce li trovate sempre tutti, dovete starci un po' dietro, ogni tanto aprite l'app e vedete quelli che ci sono in quel momento. Tra l'altro, spesso lo fanno anche con cripto abbastanza interessanti, per esempio proprio una settimana o due fa c'era The Sandbox. Anche qui stessa cosa, dovrete cliccare su file quiz, rispondere a delle domande molto semplici. Tra l'altro, in questo caso non c'è un numero massimo di errori che potete fare, perciò potete semplicemente provarle tutte finché non vi fa andare avanti, ma questo ovviamente non l'avete sentito dire da me. E alla fine, appunto, vi darà i vostri token che voi potete convertire in valuta fiat o in qualsiasi altra criptovaluta. Questo è uno dei metodi che uso da più tempo, perciò la cifra che vi dirò adesso è abbastanza alta. Perciò vi ripeto, non è la cifra che voi farete in una settimana o in un mese, semplicemente per comodità aggiungo al totale quello che ho guadagnato io, ma sono quasi 2 anni, se non sbaglio, che faccio questi sondaggi ed ho fatto circa, da quando ho installato Coinbase, 120 euro di criptovalute gratis, che andiamo ad aggiungere al totale. E di nuovo vi ricordo, non è la cifra che farete subito, io li ho messi da parte nel giro di un bel po' di tempo. Se non erro, appena registrati farete circa dai 15 ai 20 euro, a volte 10, dipende anche un po' da periodo a periodo. Quarto metodo, forse alcuni di voi già lo conoscono, forse alcuni di voi già lo usano, e sto parlando di utilizzare il browser Brave. È un browser che tra l'altro ha delle funzionalità abbastanza interessanti, blocca alcune pubblicità, è abbastanza ottimizzato, dovrebbe essere più veloce addirittura di Google Chrome. E appunto la particolarità che interessa a noi in questo video è che se voi lo utilizzate, mentre lo utilizzate, vi dà alcuni token della sua criptovaluta proprietaria, che si chiama BAT se non sbaglio, che poi voi ovviamente potete scambiare con altre cripto, scambiare con valuta fiat, eccetera eccetera. Tra l'altro, se non erro, non ne sono sicurissimo di questa cosa, ogni tanto anche Brave vi dà dei piccoli sondaggi da fare per ottenerne un po' di più, oppure se cliccate sulla pubblicità di Brave, leggete qualche articolo che vi viene consigliato, ve ne possono dare un'ulteriore quantità. Piccolo appunto su questo metodo, ovviamente ve ne danno davvero davvero pochi, perché ricevere cripto così semplicemente per girare su internet sarebbe troppo bello, troppo comodo, e queste cose, come sapete, non esistono, al di là di quello che dicono numerosi guru, ma vabbè. Perciò ovviamente non aspettatevi di ricevere praticamente uno stipendio ogni mese. Se non erro, la media sta sui dai 5 ai 10 dollari al mese, a volte anche meno, dipende quanto lo utilizzate ovviamente. Io l'ho utilizzato per un periodo, poi sono tornato a Chrome per dei motivi che non sto a spiegarvi in questo video, e siccome qui aggiungiamo la cifra che ho guadagnato io, se non erro stavo sui 10 euro più o meno. Però comunque, se volete un browser veloce, efficace, che vi dia un po' di cripto nel mentre che lo usate, appunto Brave potrebbe essere un'ottima scelta, e aggiungiamo al totale 10. Ma voi chiaramente, se lo utilizzerete per più mesi, potete guadagnarci anche di più. Arriviamo adesso al quinto metodo, che comprende più siti, e stiamo parlando di tutti quei servizi che vi permettono di condividere il vostro internet per ricevere in cambio soldi o criptovalute. Per capirsi, parliamo di siti come per esempio Peer2Coin, OneGain, questi sono i più famosi, ma magari se ne trovo altri ve li lascio qui a schermo. E lo so, questa cosa sembra molto molto sospetta, alcuni di voi potrebbero dire sì, ok, ma io non mi fido a fare questo.
Allora, chiaramente il vostro internet verrà utilizzato principalmente a scopo di sondaggi pubblicitari, ottenere alcuni dati su larga scala e tutta una serie di cose che, detto fra me e noi, comunque otterrebbero lo stesso attraverso tutti i cookies e tanti altri metodi che le aziende possono usare per avere i nostri dati o la nostra potenza di calcolo, il nostro internet. Quindi insomma in realtà non vi cambierà più di tanto. Sono applicazioni che potete scaricare sul vostro PC o sul vostro telefono, non scaricano la batteria, io perlomeno ho testato appunto i due più famosi, OneGain e Peer2Coin, e devo dire che la batteria sembrava durare esattamente come quando non c'erano quelle applicazioni. Appunto voi non dovrete fare altro che tenerle accese in background e loro vi forniranno solitamente degli euro, comunque la valuta che scegliete, ma in alcuni casi anche appunto delle criptovalute. Qui ovviamente, come nel caso di Brave, non vi aspettate che per non fare nulla vi diano chissà quanti soldi. Parliamo anche in questo caso di 5, 10 o al massimo possono essere, se ne usate veramente tanto, 20 o 30 dollari al mese. Io appunto, per decidere la cifra da aggiungere al totale, la usate per un po', potremmo dire intorno ai 50 euro, euro più euro meno, non ricordo di preciso, comunque ne ho provate un po' per un po' di tempo e più o meno la cifra che ho messo da parte è stata quella. Anche questo è un metodo che non richiede di fare granché, non richiede staking o di bloccare le vostre cripto, quindi insomma, nonostante sia una cifra molto piccola, può essere sicuramente interessante. E adesso, come avrete letto dal titolo, c'è un metodo bonus. Non l'ho voluto inserire tra quelli normali, infatti non l'andrò a inserire neanche nel totale, perché è un metodo talmente vario, che raggruppa talmente tanti siti e che richiede talmente tanta fortuna, che non aveva senso inserirlo e mettere una cifra precisa, perché magari quello che ho ottenuto io potrebbe non essere quella che avete ottenuto voi. Sto parlando chiaramente di seguire e partecipare ai drop, quindi tutti quegli eventi a cui voi potete registrarvi e in cui vengono distribuite in maniera totalmente gratuita delle criptovalute. Non l'ho inserito appunto perché lo fanno tantissimi siti, può essere Binance, Crypto.com, Yang Platform, ma anche siti contenitori come per esempio ICO Drops, anche CoinMarketCap. E poi appunto, a differenza degli altri metodi che ci sono lì e otterrete cripto al 100%, qui dovete avere molta molta fortuna perché vi potete registrare, ma poi non è detto che riceviate la vostra quantità di criptovalute, oppure in alcuni casi mi è capitato, ne ricevete una quantità talmente irrisoria da essere praticamente trascurabile. Io per esempio mi ricordo una volta in un drop ricevetti 7 SHIB, che è il token di Shiba Inu, cripto che tra l'altro neanche mi piace, e tra l'altro 7. Cioè, andatevi a vedere quanto valgono 7 SHIB, che uno SHIB vale tipo 0,000 eccetera euro. Inoltre ho partecipato a tanti, perciò sarebbe stato proprio stupido prendere una cifra e inserirla perché non so assolutamente quanto ci ho guadagnato in totale. Quindi lo inseriremo semplicemente come metodo bonus. Detto questo, spero che questo contenuto vi sia stato utile. Spesso mi scrivete che magari non avete soldi per iniziare ad investire in cripto e appunto, come potete vedere dal totale, per essere metodi che non richiedono di fare niente di che, è una cifra abbastanza interessante che, accumulata soprattutto in un periodo come questo, potrebbero poi fare magari un per due o un per tre se il mercato dovesse tornare a salire. Inoltre sono sicuro che se mi mettessi sotto, cercassi altri metodi, riuscirei a trovarli, perciò magari fatemi capire con un like o con un commento se volete una parte 2. Se questo video andrà particolarmente bene, magari mi metterò lì a cercare e troverò altri metodi per fare un altro video del genere. Io come al solito vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto del video e vi do appuntamento alla prossima.